perché ha affidato degli incarichi ad ex picchiatori di destra? No, scusi, questa non è per lei. Non era per lei, sbagliato. Era un altro. Noi andavamo più sul merito. Ha visto epoche folle migliori forse questa piazza? Sì, stavo proprio dicendo quello. Qui ci si incontra tutti, mentre un tempo qui non ci si riusciva a vedere perché. Ma la situazione è pesantissima. Comunque. Secondo lei Marino riesce a supplire a questa situazione? Ce la fa lo stesso? Sì, perché è una persona onesta, lo deve fare. Un'occasione irripetibile. Cambiare Roma! Dipende dal nostro coraggio, dalla nostra volontà. Grazie a voi, grazie Piazza San Giovanni, grazie Roma, daje! Marino ce la fa o non ce la fa? Speriamo di sì. Lei è fiducioso? Certo, se no che stiamo a fare qua? Noi abbiamo la tempera forte. Secondo lei ha battuto il fascismo, ci cioè, abbatte queste quattro polemiche. C'è questa stanchezza anche, vabbè, io non è che mi nascondo, sono una militante, ma c'è stanchezza anche in mezzo. La stanchezza, perlomeno per noi di sinistra, deriva dalle politiche, deriva da quello che è accaduto in Parlamento, deriva dal governo che stanno facendo, deriva da tutto questo. È il tempo della nuova politica che si incarna sui contenuti, sui programmi, sui valori, ma soprattutto sul valore delle belle persone. Come è una bella persona che ci ha messo l'anima colui che sarà il futuro sindaco di Roma, Ignazio Marino. Ciao! Quindi Marino è un buon candidato, tra le critiche che qualcuno ha mosso verso il fatto che non per sia di Roma, sì, che non abbia esperienza. L'ho sentito parlare varie volte, è una carisma. Persona che mi dà... Carisma forse no, ma noi non siamo leaderisti, noi siamo per la collaborazione, non per l'uomo forte. È un candidato che ha poco carisma, quindi non attira molto le folle, però ha un buon curriculum, è una persona seria, quindi ci dobbiamo affidare anche a questo, no? Non soltanto a chi attira le folle, che poi alla fine tocca vedere che riescono a fare.